tanti cambi. La creatività di L'Ecopen finalmente ritorna in casa, lo stile. Che cosa significa questo per il brand? È assolutamente una scelta che valutavamo già da diversi anni. Volevamo riprendere in mano una certa situazione anche per poter ampliare e sviluppare maggiormente un discorso retail, e di conseguenza era necessario un coordinamento anche a livello delle varie licenze, delle varie situazioni d'immagine che avevamo, e quindi abbiamo pensato di riprendere in mano il nostro reparti interni, eccetera, per poter ricostruire una certa situazione, anche perché il nostro core business è appunto sulla maglieria. Cosa vedremo in passerella dunque? Maglieria con dei volumi molto nuovi, perché abbiamo reinterpretato gli jacquard e gli intarsi, poi termoaccoppiandoli con delle organze di sete, quindi per ottenere una maglieria più moderna e più contemporanea, quindi una fusione tra quello che è maglia e tessuto. A che punto è il piano retail di L'Ecopen? Sostanzialmente si sta concretizzando con una serie di nuove aperture. Probabilmente avrete notato la nuova apertura del negozio di Via della Spiga. Siamo in definizione per un'apertura su New York, che prevediamo di effettuare con autunno-inverno 2015, pur cercando di fare le corse e di essere pronti già per la primavera-estate. Abbiamo recentemente aperto un nuovo store a Mosca 2 mesi fa nel centro di Mosca, quindi già questo è anche una parte significativa del nostro sviluppo, e stiamo trattando con il nostro partner Hong Kong, David Chow, la rappresentante della società Best Honor, l'apertura di un negozio ad Hong Kong. Queste sono sostanzialmente le prossime tappe del nostro sviluppo. Come sono andati invece i primi mesi dell'anno? Abbiamo un ottimo risultato sulle performance del retail, mentre invece sul wholesale continuiamo a registrare degli incrementi significativi sulle quote di export, mentre invece il mercato nazionale, in particolare dell'Italia, per noi segna ancora dei numeri sostanzialmente piatti, in linea con l'anno scorso. Il 2014 sostanzialmente è un anno che ci vedrà crescere intorno al 5-6%.